Gentili telespettatori, un cordiale saluto. Ancora una puntata della rubrica sulla cresta dell'onda, il rotocalco dedicato al mare e al mondo delle regate. Noi oggi ci trasferiamo sul lago di Garda, dove grandi protagonisti sono stati i bambini con le regate Optimist. Un'autentica festa della vela, gentili telespettatori. Siamo sul lago di Garda, arriva per l'esattezza in occasione del meeting del Garda. Un cordiale saluto da Giulio Guazzini. Prima di tutto, dicevamo, una festa, lo vediamo chiaramente dalle immagini, riservata ai giovanissimi. Pensate, qualcuno l'ha definita la carica dei 943 a Riva del Garda, la regata giovanile per antonomasia degli Optimist. Ricordiamo, Optimist sono la classe d'iniziazione per quanto riguarda i giovanissimi, gli under 15. Ed eccoci proprio sul lago di Garda, dove ci si è preparati per affrontare giornate di regata sempre molto molto impegnative, condizioni di vento molto leggero, ma anche condizioni più impegnative. Staremo a vedere. Intanto godiamo queste immagini. Dicevamo, condizioni variegate. Intanto il pannello ripetitore sulla barca comitato indica la partenza imminente, e guardate con quanta grinta, determinazione e precisione questi giovanissimi si accingono ad affrontare la linea di partenza. Davvero abilissimi. Dicevamo, condizioni veramente impegnative qualche giorno, e questo è il caso, perché guardate, quando il vento arriva e con una certa turbolenza a causa dell'orografia delle montagne del lago di Garda, di questa parte trentina del lago di Garda, bisogna essere provetti timonieri, e questi giovanissimi, questi marinai in erba, autentici lupi di mare, già diciamo così, perlomeno promettono bene. Guardate quanto impegno. Se la sono cavata egregiamente anche in condizioni spesso vicine al limite. 934, anzi 943, scusate, per l'esattezza, i partecipanti, quasi, pensate, 1000 timonieri. Una grande festa della vela nelle acque del lago di Garda.